Salone di Ginevra 2018, siamo in casa Mercedes, tantissime le novità, ma andiamo con ordine, cominciamo dalla berlina media della Casa della Stella, ovvero la classe C che dopo 4 anni di onorato servizio si rifà il look ma in modo molto pacato, in modo molto tenue, cambia nel frontale, cambiano i fari, lo vedete, c'è una nuova disposizione degli organi luminosi interni, cambia il frontale ma in punta di matita, forse un po' più sportivo. Ovviamente poi da buona Mercedes il frontale si incattivisce o diventa più elegante a seconda della versione, in questo caso abbiamo una C204matic. Continuiamo a vedere poi cosa cambia qui sulla nuova Mercedes classe C, beh, e lo vediamo qui dentro. C'è un ragazzo con il computer, ma noi puntiamo gli occhi sulla strumentazione e sull'impianto infotainment. La strumentazione è completamente digitale, c'è uno schermo da 12,3 pollici, completamente digitale, anche se diciamo che nella forma ricorda ancora un po' quello vecchio a lancette analogico, e questa è stata una scelta voluta da Mercedes proprio qui sulla classe C. Insomma, manca il pannello che troviamo sulla classe, è molto più d'effetto e tecnologico. E poi lo schermo per il sistema infotainment, da cui si comanda tutto, compreso il navigatore, i settaggi dell'auto, da 7 o da 10,25 pollici come in questo caso. Tantissima poi la tecnologia mutuata dalla sorella grande, la classe S, compresi poi tutta una serie di optional e di aiuti alla guida forniti di serie o a pagamento a seconda delle versioni. In questo caso rivestimenti che sono in legno con pelle bianca, devo dire che l'accoppiata è molto molto elegante, lo stereo di classe firmato Barmaster, dalla qualità veramente eccelsa, ve lo garantisco, ascoltatelo se ne avete la possibilità. E poi cambiamenti, ci spostiamo al posteriore per vedere come cambia la coda, anche qui cambiamenti in punta di matita, cambia il disegno dei fanali, il motivo a LED, squisitamente a LED ovviamente. Parliamo di motori perché sulla nuova Mercedes classe C debutta anche il nuovo plug-in con il diesel 220, la troviamo da quella parte lì, eccola qua, C-Class Diesel Hybrid, ovvero il nuovo propulsore che garantisce, grazie all'accoppiata del motore elettrico, un'autonomia di 50 km, fa parte già della famiglia EQ e lo potete leggere qui sulla targhetta sul fianco, scusate, ed è un motore in cui Mercedes ci crede davvero tanto, quindi ancora diesel per Mercedes. Non è vero che secondo la Casa della Stella i motori a gasolio sono defunti come tante case vogliono farci credere, e tant'è che puntano e lo accoppiano ad un motore elettrico proprio in questo caso. Dalla ibrida passiamo a quella più sbombardata, ovvero la Engage C43. Subito i numeri sotto il cofano, un V6 biturbo da 390 cavalli. Poi la connotazione sportiva c'è, si vede, ma è molto elegante perché parliamo di una Mercedes. Tanto carbonio sia fuori sia dentro. Sedili stupendamente con il poggiatesta integrato, bellissimi, molto corsaioli. Questa è la C43 in versione station wagon. Ma ragazzi, che station wagon! Quattro scaricozzi, sparafiamme, estrattore nero, fa una gran scena e fa anche un gran sound. Tornando al discorso invece Mercedes classe C, più in generale, i prezzi non sono stati ancora comunicati, ma la vettura arriverà all'inizio dell'estate 2018. E voi che cosa ne pensate della nuova Mercedes classe C? Fatemelo sapere come di consueto qui sotto nei commenti, mi raccomando, e continuate a seguire i nostri live stand per stand qui dal Salone di Ginevra. Al prossimo video!